LOL. Bentornati ragazzi, qua è Leonio Dan FIFA e siamo qui con il sesto episodio di Rotturando, pronti per altre tre partite in divisione 8. Speriamo di fare meglio rispetto allo scorso episodio perché abbiamo fatto abbastanza. Andiamo avanti con la squadra che vi ho fatto vedere a fine scorso episodio. Subito l'avversario, attenzione. Mi hanno detto di cambiare la maglia, fanno schifo in effetti. Sì, le maglie me le devo comprare almeno una bellina perché... Ecco, perfetto. Con anche gli attributi sulle... Ma è bello. Intanto ci mancano solo 6.000 crediti per o Navas o Aubameyang. Costano più o meno uguale, c'è differenza di 1.000 crediti. Ancora non ce la facciamo a prenderli. Ah, anche con la neve. Dai. Dai Ciro. Grande Ciro. Mi fa fuori uno. Parte sulla fascia. Rientra. Salta l'uomo, attenzione. No. Ah, va bene. Certo. 1-0 per loro. Tanto questa squadra cosa vuol fare? Cosa vuol fare? Nulla. Ma come? Adesso la passa nel mezzo. Non c'è verso già con queste squadre, dai. Non è alla pari. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. No, fai lo sbruffone, vai. Questa te la riprendo. No, non mi fa fischiare mentre sono davanti a porta. 2-1 per lui, però vabbè, ha fatto una mischiata lui, cioè. Ci ha regalato il gol. In caso la sua squadra 10 volte più forte. Dai! Ma non puoi sbagliare da mezzo centimetro. Mi seleziona un giocatore. Grazie. Allahu Akbar! Ecco, rigore. Dice che è calcio di rigore. Non ho premuto niente. Questo dal rigore, dal rigore. Bene. Parato, sai. Dai Ciro. Grande, sempre lui. 2-2. Vai così. Possiamo ancora vincerla sta partita. Non è ancora finita. Buonissimo. Dai. E non tira mai. Mamma mia. Incredibile. Boniferti da terra. Prende palla a Pepe. E poi da davanti al portiere non sbaglia. Che colpo di classe. 3-2. Partita ribaltata. Oh. Traversa. Palo. No. Si guadagna il fondo. Cross in mezzo. Non c'è il colpo di testa, ma finisce la partita 3-2. Grandissima vittoria. Con il cuore e con Ciro Immobile. Si va con altri 3 punti. Vediamo dove arriviamo. Eccoli qua, altri 3 punti. 6 punti in divisione 8, credo ancora. Ancora dura. Ci vogliono altri 9 punti per vincere il titolo, ma ne bastano 6 per passare in divisione 7. Speriamo di farcela. Intanto 10.500 crediti non sono male. Andiamo a vedere chi troviamo tra il random d'oro. Ecco qua il nostro primo in forma di questa serie. E come vi ho detto, non posso ancora comprare quella carta perché costa sui 25.000 crediti. O almeno così dice Futed, comunque costa sicuramente più di 10.000. Quindi per ora mi prendo la carta non in forma, che comunque è buona. Jaji Elka dell'Everton. Questa sarà la squadra per questa partita. Non è male, anzi abbiamo raggiunto il record di intesa 88. Quindi ottimo traguardo per ora. Quindi possiamo andare a cercarci il secondo avversario. Naturalmente Immobile ogni tanto deve riposare. Secondo avversario, intesa 100, valutazione 82. Italiana. Vediamo un po'. Zac. E invece della Premier League. Però tutti buggatoni incredibili. Vargas, Benteke, Amata, Nasri, Miraias, Paulinho, Vertonghen, Mangala, De Gea in porta. Sì, va bene. Va bene. Dai! No! Sarà rimessa dal fondo. Ma quanto sei scarso, Moreno. Buono. Dai. Dai, Moreno. Ma trovala la porta, trovala. Ecco. Pensavo fosse dentro. Mi ha detto Benteke. Bene, sai.
in mezzo. Vai! No! Non le mettete una dentro? Oh! Bravo McKelney! Trentesimo, 1-0. Adesso beccheremo 1-1 di sicuro. Ecco. No, di sicuro non è passato. Infatti 1-1. Gioco fatto a cavo. Un gioco fatto male questo. Dai Moreno. Grande così. 2-1 al 45esimo. Chiude così il primo tempo la nostra squadra. Mamma mia. Che patire però per fare un gol. Infatti finisce così il primo tempo, 2-1. Moreno quantomeno ci prova, ma non è assolutamente immobile lui. Buono Moreno. Vai ancora. Tanto non farai gol. Quasi però. Si è dimenticato del fallo. Eccolo. No, adesso mi spiegate cos'era questa azione. Che cross è da laggiù? Cos'è? È un tiro. Quanto pare la EA ci ha detto che non la possiamo vincere. Ma noi la vinciamo uguale. 3-2. Reina al 77esimo. Mamma mia. Non si molla, non si molla. Dai Moreno. Grande, 4-2. La chiude lui al 90esimo. Dai Ron Moreno. Ottima la sua prestazione. Finisce qua l'azione, finisce anche la partita, 4-2, grandissimo risultato. Andiamo a 9 punti in divisione 8, quindi per ora 2 vittorie su 2 partite. In questo episodio non è per niente male, altri 600 crediti e fanno sempre comodo. Ritorniamo sempre intorno ai 10.000 crediti e guardiamo chi troviamo, sempre oro, sempre col random. Ok, abbiamo trovato Rondon come secondo giocatore, un altro giocatore che ha la sua versione in forma, però questa volta non la prendiamo perché abbiamo trovato la sua versione normale, quindi non metteremo tra gli sbloccabili la versione in forma. Ok, si è un po' abbassata l'intesa, altri giocatori, insomma, mi piaceva più la rosa scorsa, però dovendo mettere Rondon ho preferito non cambiare modulo perché mi sto trovando abbastanza bene con questo modulo. Speriamo bene, speriamo una bella tripletta di vittorie. Non starebbe male. Oh, uno con intesa 42. C'ha qualche giocatorino buono. C'ha Mauricio come noi, Moreno come noi, anche se c'era un panchina. Questa si presenta come la partita più abbordabile, ma sicuramente sarà la più difficile. Ecco. No, come ho detto, è stato per fare anche gol. Buono. Artiglia bene il pallone. Trova il compagno. Ottimo Reina. Grande gol di Reina. Incredibile. Segna sempre questo qua. Al quinto minuto 1-0 per noi. Rondon applaude là dietro. No. Completamente solo e sbaglia ancora. Deve essere sempre Moreno. Lo sappiamo che c'ha un po' i piedi da banana Moreno. Buono. Reina. Reina al pallonetto. E c'è il 2-0. Sempre Reina. Doppietta per lui al 32esimo. Veramente un grande giocatore. L'ho lasciato in campo anche con 3 di intesa proprio per questo, perché per ora mi è piaciuto, mi era piaciuto molto e continua a piacermi anche in questa partita. No. Stavolta il gol c'è, stavolta Moreno, il suo Moreno non sbaglia. 35esimo, 2-1, recupera subito. Rondon sarà anche buggato, ma per ora non ho fatto vedere nulla. Dai Rondon, ottimo. Eccolo. E c'è il gol. L'ho chiamato questo gol. 3-1. Gol anche per Rondon al 40esimo. Caballé. No. Che gol ha fatto? Ma non me l'aspettavo mai. Al 44esimo. Posizione impossibile. Johan Caballé. Caballé. Come cavolo si chiama? E intanto finisce il primo tempo. 4-1. Ottimo primo tempo. Doppietta per Reina. Gol per Rondon e Caballé. Di gran bei gol, devo dire. Allora per Politano, un rimpallo per lui. Ancora Politano. Aspetta un momento di Rondon. Rondon! La pietta. E se ne va l'avversario. Quindi partita finita sul 4-1. E quindi 9 punti su 9 disponibili in questo episodio. Già divisione 7, però dobbiamo vincere il titolo della divisione 8. In 4 partite ci basterà una vittoria. Adesso vediamo insieme chi è l'ultimo nuovo entrato in questa squadra.
non credo ci potesse andare peggio Marcello Barovero, che io mi rifiuterei di comprarlo, ma troppo le regole sono regole. Barovero, vedremo nel prossimo episodio che squadra riusciremo a farci. Ottimo episodio, devo dire. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. E vi ricordo, come sempre, be yourself, stay ignorant.